Buongiornissimo e ben ritrovati con A Colazione, il format itinerante di Super J. Ogni giorno sfogliamo i quotidiani locali e vi informiamo sulle ultime notizie del territorio, ma soprattutto vi raccontiamo le storie dei nostri ospiti. Oggi qui con noi c'è Giorgio Di Basilio, che ringrazio per aver accettato l'invito e a cui auguro un buongiorno. Buongiorno a te, grazie mille dell'invito, è un piacere essere qui. Non vedo l'ora di fare questa intervista con te. Allora, innanzitutto chi è Giorgia? Partiamo dalla base, perché molti sicuramente già la conosceranno, qualcuno probabilmente no. Io penso ad esempio anche alle persone che non sono tanto avvezze coi social, perché lei comunque è un influencer e una marketing manager. Penso ad esempio a mia nonna, che adesso è collegata e che saluto. Spiegagli un po'. Esatto, spieghiamo chi è Giorgia e cosa fa un influencer. Allora, io in realtà ho iniziato in maniera un po' anomala tantissimi anni fa con un blog anonimo, dove scrivevo anonimo perché mi imbarazzava tantissimo metterci la faccia e mostrarmi, fino a che a un certo punto questo blog ha iniziato ad avere tipo 50, 60, 70 mila lettori fissi che leggevano i miei pensieri, i miei appunti, non so neanche come definirle, quando è che scrivevo le storie. Note. Sì. E quindi poi ho detto semplicemente il mio nome, ho linkato il mio profilo Instagram, dove condividevo foto dei concerti, le mie colazioni, qualsiasi cosa, e sono arrivati i primi 10-12 mila follower. Io non avevo idea di cosa fosse un influencer. Mi ha contattato una ragazza dicendomi: ti posso mandare il regalo degli orecchini e tu fai una foto? Ho detto: ma sicuro mi vuole fregare? Sicuro mi vuole fregare? E quindi ho dato l'indirizzo dell'ufficio di mio padre, ho detto: così siamo sicuri. Ci pensa papà, non risolve papà il problema. Hai scaricato. Esatto, mi hanno mandato questi orecchini, ho fatto la foto e mi hanno ringraziato. Da lì, al più proposte, dicevo: davvero la gente mi manda dei regali per fare delle foto? Quindi per me era un divertimento. Io studiavo all'università, quindi proprio non avevo idea di chi fosse. Che anno era più o meno? Oddio, sarà stato 2012, ne ha proprio all'inizio, che, sì, 2012, quando ancora non c'era, sì, questa, i primi anni dell'università, questa figura, no, diciamo. Non avevo idea di chi fossero le influencer. Poi piano piano ho iniziato a capire, ad informarmi, e quindi ho iniziato a sfruttare i social sempre in maniera marginale, perché mettevo sempre al primo posto l'università, stavo studiando, quindi ok, social. Dopodiché mi sono laureata, dopo 5 anni ho detto: vabbè, mi prendo 6 mesi di pausa, gestisco i social in maniera un po' più seria e professionale, e poi inizio a fare il praticantato come commercialista, che era quello che volevo fare da sempre, da quando avevo le medie, che volevo fare commercialista. Sono proprio attinente. Sì. Sono tornata dopo 6 mesi dal commercialista dicendo: no, voglio aprire la partita io, perché ormai lavoro con i social. Poi da lì piano piano ho iniziato a incentrare la mia comunicazione sui viaggi, perché mi piaceva molto viaggiare, e ho iniziato a lavorare anche dietro le quinte come social media manager, quindi gestivo i miei canali social in maniera professionale, ma gestivo anche i social di attività commerciali e brand, e curavo la loro comunicazione. Poi piano piano. Quindi diciamo, fare l'influencer è un lavoro. Molti, anche in modo un po' provocatorio, dicono: no, non è un mestiere. In realtà è un mestiere, e anche i numeri lo testimoniano. Sì, cioè, altrimenti non penso che grandissime aziende andrebbero a investire in queste figure se non fosse un investimento per loro, che hanno degli uffici di marketing pazzeschi. Chiaramente ci sono influencer, ci sono ragazze che magari fanno le modelle e fanno influencer di un certo settore, ci sono anche influencer di medicina, di scienza, ad esempio c'è quel professore di fisica, ci sono influencer di ogni tipo di settore e categoria, quindi se si trova l'influencer giusto in target con il proprio settore, sicuramente funziona. Quindi prima hai parlato di viaggi, quali sono più o meno i settori sui quali ti concentri e quali ti piace di più? Allora, la moda mi piace, però non sono una grande esperta, quindi ecco, non so fino a che punto possa influenzare, nel senso comunicare, dare un valore aggiunto rispetto a quello che possano fare stylist e altre persone. È uno stile molto classico, quindi dice: oddio, che persona stravagante, prendiamo spunto. Però vedo che la gente interessa molto il settore moda, e piace anche a me. Viaggi, ho dovuto rallentare un po' con il mio lavoro, perché non posso partire sempre, altrimenti i miei clienti mi licenziano. Quindi i viaggi mi piacciono, e sicuramente il mondo della comunicazione e del marketing mi interessa molto, quindi comunico spesso tutto ciò che riguarda marketing, novità di settore, con il mio lavoro. Noi tra l'altro proprio una settimana fa eravamo a parlare di comunicazione, di giornalismo sociale, cioè la comunicazione in favore delle associazioni del terzo settore, di quelle associazioni che comunque
hanno bisogno di comunicare quelle che sono sia le iniziative, ma soprattutto hanno bisogno di reperire fondi, quindi ovviamente anche quello è uno dei vari settori nei quali la comunicazione svolge un ruolo fondamentale. E diciamo che questo lavoro, quindi, visto dall'esterno, potrebbe essere identificato come un lavoro bellissimo, ne parlavamo proprio a telecamere spente, sicuramente bello, però anche i suoi contro. Sì, sicuramente una preparazione alla base, tipo quando lavoro con aziende importanti, diciamo grandi, ci sono delle grandi linee guida da rispettare, mi lasciano sempre libera di comunicare con il mio stile, con il mio tono di voce e così, però comunque ci sono delle linee guida, viene mandato tutto in approvazione, viene visto dai loro uffici, vengono fatte correzioni, viene rifatto il lavoro, quindi sì, sicuramente c'è uno studio anche alla base di comunicazione che va fatto se si vuole fare questo di lavoro. Tra l'altro, tra i vari contro, io oggi insieme al quotidiano ci è stato dato questo altro magazine, diciamo, non lo citiamo, e in copertina c'è Melissa Sacca, che sì, la sta tra l'altro, esatto, lei è tra le top 20 influencer in Italia e diciamo la stanno distruggendo, come dicevi tu, gli hater, e quindi anche qui possiamo ricollegarci un po' a quello che è uno dei contro della vostra professione. Sicuramente ci sono tante influencer che non nascono come influencer, quindi partire da zero, persona sconosciuta che diventa influencer, magari ti fa creare una community più affezionata a te, perché ti ha visto crescere, mentre chi è già VIP, poi si è trasformato in influencer perché ha questi follower, grazie alla televisione e tutto, porta sicuramente un pubblico molto più variegato, quindi è molto più semplice. Devo dire che per fortuna non noto tanti commenti negativi, ti ammazzano proprio. Esatto, perché comunque devi avere anche una certa tempra poi per sopportare. A un certo punto, se no non è giusto, esatto. Loro, certo, le poverine stanno dicendo che porta sfortuna, quindi c'è questo, dopodiché parla uno, due, tre persone e purtroppo l'ignorante segue. Esatto, anche un po' di invidia forse in questo caso. Sì, sicuramente, c'è questa cosa che tanto posso dire tutto, c'è uno schermo, c'è il computer, c'è... quando in realtà comunque i messaggi vengono letti e possono far male, non ci si rende conto di quanto possa far male, perché comunque dire a una persona che porta sfortuna dalla mattina alla sera, comunque potrebbe andare anche, che ne so, a rovinare il suo rapporto con lui, cioè sicuramente lui non è una persona così stupida che ci crede, però potrebbe diventare una situazione pesante. Chiaro, una cosa che ti distingue dalle altre influencer è la genuinità, esatto, anche a me capita, forse perché troppo spesso, sei genuina nel mostrare comunque la tua vita ed è questo che ti contraddistingue poi dalle altre, giusto? Sì, cioè, questa è la cosa che mi dico, anche perché esatto, non penso di avere nulla di più rispetto a tante altre che sicuramente saranno 10.000 volte più belle, più intelligenti, avranno tantissime qualità più di me, però ecco, mi piace parlare, rispondere, 10.000 messaggi al giorno, mi piace anche fare chiacchiere quando posso. Perché comunque si instaura anche questo rapporto di fiducia poi tra te e chi ti segue costantemente ogni giorno, e questo tra l'altro è una caratteristica del personal branding, e qui andiamo a spostarci sul settore marketing adesso. Sì. So che generalmente tu ci metti la faccia e quindi vai a sponsorizzare e a supportare questo tipo nuovo di comunicazione che ad oggi probabilmente sta sovrastando tutti gli altri tipi di pubblicità. Poi questo trend degli influencer, mentre prima si investiva molto di più sugli influencer con numeri molto molto alti, quindi parlo di 1 milione, 2 milioni di follower, adesso pare che, in base a degli studi che stanno facendo, gli influencer un po' più di nicchia, quindi dai 10 ai 100.000 follower, abbiano una comunicazione un po' più genuina, reale, perché è vero, cioè metterci la faccia quando le persone che si fidano di te è appunto... Ti dà anche una stretta sui brand che puoi scegliere, con cui collaborare, sugli argomenti da trattare, quindi c'è una bella selezione alla base sicuramente delle collaborazioni, altrimenti perdi la credibilità. E se un influencer piccolo che lavora con la propria immagine perde la credibilità, ha perso tutto, non ha una televisione che l'aiuta, non ha un'agenzia di comunicazione dietro che ti va a spingere per mandarti a un programma di Maria De Filippi, ecco, quindi comunque devi lavorare con la tua immagine, con la tua credibilità.
qualità, e quindi è importante il lavoro alla base che c'è. E secondo proprio secondo le ultime indagini di mercato, il 68% dei consumatori si affida alle raccomandazioni proprio degli influencer, e il 38% invece, il 30% anzi degli italiani invece continua ad affidarsi ai contenuti veicolati direttamente dai vari brand, quindi diciamo che la vostra figura sta prendendo il sopravvento. Perché comunque è un feedback dato da una persona di fiducia. Anche io, se mi ritrovo sul profilo di un influencer che non conosco, dico non è una collaborazione, non mi fido, però se è un influencer che conosco, so come comunica, so il brand che sceglie, e ecco, magari poi vado anche a cercare dei feedback su Google, però magari l'influencer comunque è un passo in più che mi fa andare a cercare informazioni rispetto al brand che giustamente parla bene di se stesso. Esatto, è successo anche a me. Io non seguo il mondo delle fashion influencer, però si vede, però in realtà l'ultima volta che ho dovuto comunque effettuare un acquisto, parliamo di elettrodomestici, sono boomer, sono andata ad informarmi appunto attraverso un ragazzo che dava consigli sulla qualità del prodotto, e quindi comunque mi sono affidata anche io ad un influencer. Sicuro il mio amico Andrea Galea. Lui spesso lo seguo. Sì. Lui è uno dei miei preferiti, sì, perché è bravissimo, è chiaro, spiega bene, quindi alla fine ti invoglia anche ad andare ad acquistare il prodotto. Quindi anche perché c'è una comunicazione anche spesso che ti fa vedere il prodotto, te lo fa vedere nell'ambito fashion indossato, abbinato in un certo modo. Ecco, non è che l'influencer ti fa il lavaggio del cervello e ti spinge a comprare, però magari te lo fa vedere, però comunque un modo rispetto al. Però comunque tu mi dicevi che comunque prima sposi il progetto, non è che uno accetta la. No, esatto, devi comunque credere nella qualità del prodotto. Di fare questa selezione, sì, perché magari non li trovo in linea col mio modo di comunicare, non mi piace quello che mi viene detto di comunicare, perché se no non ho libertà, quindi già nel contratto vedo che mi viene detto di comunicare determinate cose, no, perché prima lo voglio testare, quindi io mi prendo prima una fase di test, soprattutto per i prodotti beauty, appunto a livello fashion, lo vedo un attimo come mi sta, dopodiché inizio la comunicazione, però prima sicuramente c'è una fase di test, voglio conoscere l'azienda, voglio conoscere il prodotto. E questo sicuramente ti fa onore, perché chiaramente poi il pubblico si fidelizza anche per questo, ti seguono le ragazze. Non avendo come unica entrata quello del mio lavoro di influencer, ho anche appunto la possibilità di poter selezionare ancora di più, ecco perché se un mese per esempio non ho collaborazioni perché decido di rifiutare tutte le proposte, okay, posso stare diciamo tranquilla, perché so che comunque è un cartaglio. E poi questa promozione che tu hai fatto anche per il territorio, lo possiamo dire, c'è stata una campagna di recente di Discover Teramo firmata dal regista, tra l'altro Marco Cassini, anche lui del territorio. Raccontaci un po' questa esperienza. È stata bellissima, anche perché io non ho mai fatto modella, attrice, quindi mi è stato anche spiegato come rivolgermi verso la telecamera, cosa che non so fare, non so destino. Mi sono più di me. Quindi no, è stato molto interessante, abbiamo girato un po' in Abruzzo, purtroppo non abbiamo beccato delle belle giornate sotto la pioggia, però è stato comunque molto bello vedere come lavora questo modo di comunicare appunto così del territorio. È bello che si stia aprendo a questo, esatto, modo di comunicare, perché prima mi era capitato di lavorare con enti del turismo, però fuori, quindi ero stata, ne so, a Vienna, a Canazei, però non mi era mai capitato di lavorare. Dopo il Covid invece ho iniziato a farlo un po' in maniera anche più locale. Esatto, e quindi comunque tu hai deciso di rimanere in questa terra, nonostante sì, il tuo lavoro ti porti spesso anche a trasferirmi a Milano prima del Covid, con una mia amica che fa il mio stesso lavoro, quindi perché okay, facciamo un periodo, andiamo a vivere per un po' a Milano. Cambiavo tutti i programmi e alla fine sì, sono rimasta e sono felice, cioè non penso che cambierò mai, ecco. Quindi ci sono progetti anche legati al territorio qui nel tuo futuro? Mi piace dove lavoro, e mi piacerebbe sicuramente comunicare ancora di più il mio territorio. Adesso il tempo che ho a disposizione è poco, però quando viaggio anche in qualsiasi posticino così, a livello di ristoranti, davvero mostro tutti i ristoranti, tutto quello che faccio sui miei social, e quindi è bello anche che molte persone quando vengono in Abruzzo mi chiedono consigli su cosa vedere, dove andare a mangiare, in quel programmino, quindi mi piacerebbe molto sicuramente comunicarlo.
aperto anche una sezione sul mio blog, ma non sono riuscita ancora a scrivere nulla, dove volevo parlare appunto dell'Abruzzo. Immagino che adesso è ora, parliamo. Esatto. Comunque la promozione del territorio ti ha portato anche a conoscere la tua attuale metà, ne possiamo parlare, è un'amicizia in comune. Sì. E tra l'altro svelerò anche un retroscena: lei di solito è abituata a stare davanti le telecamere, gli obiettivi, invece la scorsa estate noi eravamo a seguire con Super J diversi eventi a Tortoreto e lei mi ha aiutato un giorno in cui ero da sola con la telecamerina. Lei è stata esatto, ha rubato il lavoro al buon Fabiettone che è dietro le telecamere e mi ha aiutato appunto a intervistare il suo ragazzo, possiamo dirlo chi è. Giorgio Ripani, assessore appunto al turismo nel comune di Tortoreto, e quindi hai trovato anche l'amore grazie al tuo lavoro. Che all'inizio no, ci siamo conosciuti in ambito lavorativo e poi per un anno ci siamo totalmente ignorati, e quindi sì, è iniziato così, mi ha chiamato il comune di Tortoreto per promuovere il territorio. Sono rimasta appunto piacevolmente sorpresa perché non mi era mai capitato di lavorare a livello locale, appunto del turismo, a livello di comunicazione così più istituzionale. È stato molto molto bello, mi sono divertita un sacco e sono rimasta appunto sconvolta che anche appunto una località così piccolina iniziasse a investire nell'influencer marketing. E poi sono state tante persone, infatti quegli anni, che mi hanno scritto che sarebbero venute a Tortoreto, che non avevano mai visto, ma anche persone nella zona, non ero mai stata a Tortoreto Alto, è bellissima, quindi comunque mi ha fatto sicuramente tanto piacere. E poi niente, ho conosciuto Giorgio, che appunto brava Giorgio, che appunto il progetto che mi sono. E come tutti i mestieri, anche per la tua professione vale il fattore aggiornamento, bisogna sempre aggiornarsi comunque, e soprattutto devi comunque seguire anche le varie tendenze. Io tipo sono anni luce indietro, ogni giorno scopro nuove app, nuovi modi di comunicare. Sono super curiosa, quindi dai, io penso di aver avuto quasi tutti i social da sempre. Mi ricordo che quando ero piccolina mio padre mi diceva: oddio Facebook, però metti la tua foto, ma Instagram stai attenta, quindi al privacy. Sì, attenta, tu metti la tua faccia. Adesso mio padre è il primo che devo accompagnare, ma vuoi fare la foto? Guarda che bello, facciamo fare la foto. Quindi c'è stato un po' questo Tumblr, non so, tutti, quindi ce l'ho avuti veramente tutti. TikTok ce l'hai? TikTok, sì, io no, mi devo aggiornare. Sì, vabbè, lo uso anche per i clienti, quindi, però mi piace molto, anche perché tutti quanti dicono, vabbè, balletti, non è vero, su TikTok ci sono tanti anche professionisti che comunicano, e poi l'algoritmo è molto intelligente, quindi in base a quello che ti interessa ti fa vedere. Esatto. Quindi è anche molto interessante da guardare, perché... In passato sei stata anche protagonista di una serie, Brain Back Home, su MTV. Esatto, quindi è andata in onda anche su Sky. Raccontaci un po' anche questa esperienza, in cosa... Allora, quando mi è arrivata l'email MTV ho detto, ma sicuramente ho qualche newsletter o qualche fake, quindi già... Già, tanto da leggere, però davvero MTV, che... Cioè, io sono il 92, tipo, c'è il sogno, cioè, MTV. Però ho detto, ok, MTV fa musica o programmi un po' più trash, ho detto, dico invece poi il programma era molto interessante perché era tipo fuga di cervelli all'estero, quindi andare in una startup. Sì, quindi era tipo apri la tua attività, il tuo sogno, noi ti aiutiamo a realizzarlo creando un business plan. E siamo stati portati a Tel Aviv. Bellissima, veramente molto bella, non me lo sarei mai aspettata, quindi abbiamo visto un po' come funziona questa città veloce, cioè veramente in due giorni crescevano palazzi, no? Cioè veramente cose bellissime. Comunque la peculiarità del tuo lavoro, la bellezza, è anche scoprire nuovi mondi e conoscere nuove persone anche. Sì. Quindi sì, ero con questi ragazzi che non conoscevo, ognuno aveva il suo progetto, il suo sogno nel cassetto, e devo dire è tutto reale, perché a me avevano poi contattato per realizzare questo progetto. Chiaramente la proposta che mi aveva fatto il brand sinceramente non mi è piaciuta proprio a livello creativo, perché avevano stravolto la mia idea, perché dicevano secondo me funziona così, cioè noi dobbiamo investire su di te, però ecco, siccome era un progetto a cui tenevo molto a livello affettivo, non sono stata disposta a scendere a compromessi e ho deciso di non farlo. Hai fatto bene e sei rimasta coerente, raccontato prima. Mi interessava appunto il lato economico, io volevo mantenere la mia idea, mi è stato detto no, secondo noi no, e allora io ho preferito non farlo.
Inizialmente, quando hai cominciato comunque a renderti conto che venivi appunto, potevi comunque trarne un beneficio a livello economico, come ti sei regolato? Cioè, quanto chiedevi per un post? No, guarda, all'inizio come veramente mi hanno detto, cioè è stato dal brand che mi ha detto: noi ti facciamo scattare tipo due foto, ti diamo 50 euro. Per due foto, sì, tutto, veramente. Quindi veramente ho iniziato un po' ascoltando le agenzie di comunicazione che arrivavano da me e mi facevano le proposte, dopodiché sono stata per un periodo anche con un'agenzia di comunicazione che mi curava proprio a livello di tutte le collaborazioni e mi sono trovata male, sto per andare in causa veramente. E quindi hai deciso di farlo da sola. E adesso stai aprendo, hai aperto? Ho aperto l'agenzia di comunicazione, ecco, sì. Quindi parliamo anche di questo progetto, come si svolge la tua giornata tipo adesso? Allora, è bella perché è sempre diversa. Lavoro più o meno 10-12 ore al giorno. Infatti, guarda, sull'attualità non sono molto ferrata attualmente perché lavoro la mattina e la sera. Non ho tempo di vedere e fare nulla. No, però è bello, è molto creativo, è divertente. Vabbè, appunto, sicuramente è un settore che mi piace. Ed è nata, ho sempre pensato che, sai, quando dici mi piacerebbe tanto, però ecco, non ho tempo, non so se sono capace. Quindi servono comunque dei fondi, delle risorse. Esatto, quindi io ero in ufficio e appunto faccio la marketing manager per un gruppo di attività legata alla ristorazione e stavo parlando con i miei titolari, mi avevano proposto per l'apertura di una nuova attività il posto del general manager. Ho detto: guardate, io non ce la faccio, non sono capace, l'unica attività che potrei gestire è un'agenzia di comunicazione. E loro mi hanno guardato e hanno detto: ok, ti chiamo, apriamola. Ho detto: no, dai, scherzavo. E ho iniziato a parlare, tempo 2 mesi abbiamo aperto un'agenzia di comunicazione insieme. E quindi si è realizzato anche un po' un sogno. Sì, ecco, avevo bisogno comunque delle figure di supporto che mi aiutassero lato amministrativo, ecco, perché a me piace lavorare, però io so fare il mio lavoro, non so amministrare un'attività. Quindi ecco, ho avuto questo supporto alla base e abbiamo iniziato, devo dire, molto molto bene, siamo soddisfatti, siamo contenti, sto andando comunque bene, insomma. Sì, per fortuna sì. E allora, perché rifiutavo un sacco di lavori, perché mi contattavano per gestire i social, le attività, e io non avevo tempo, quindi dicevo: no, non posso perché sono da sola, cioè, e invece se trovavi durassero 50 ore perché... E quindi poi adesso invece che ho uno staff che mi supporta, con ognuno fa giustamente il proprio lavoro, quindi riesco a gestire bene e fare un po' di tutto. Adesso abbiamo un po' di tempo quindi per sfogliare giornate poco. devi andare, sì, vediamo. Allora, innanzitutto oggi è giornata mondiale dell'igiene delle mani e quindi mi viene in mente anche di raccontare un po' quella che è stata la tua esperienza anche durante il periodo pandemico, come vivevi le tue giornate anche su... Esatto, anche soprattutto in base, correlato diciamo il tutto al tuo lavoro. In quel periodo viaggiavo tantissimo, che è bello, però come tutte le cose, quando diventano lavoro, ecco, perdono un po' della magia. Quindi io viaggiavo tantissimo, mi ricordo che io sono andata a Lisbona per lavoro, altrimenti avrei pagato delle penali, anche se avevo un po' di paura nel partire. Sono tornata il giorno prima del lockdown a Lisbona, tutto tranquillo. Quando sono tornata ho visto qui panico, cioè panico, non c'era, le strade vuote, deserte. Cosa succede? Veramente c'è un altro mondo. Sì, cioè non me l'aspettavo, perché veramente ero lì a Lisbona per lavoro, sentivo un po' queste notizie, però sono tornata a panico e da lì un periodo a casa, che devo dire mi ha fatto ricaricare un po', perché quando sei fuori tipo 20 giorni al mese, sempre valigia, prendi, fa un po' pesante. Quindi sì, sono stata a casa, non sapevo cosa fare, non ero abituata a stare a casa senza fare niente, anche perché uno diceva: vabbè, le influencer lavorano con i social, però io lavoravo con tutte agenzie di comunicazione e di marketing di Milano. Milano era totalmente ferma, quindi tutti i lavori bloccati, tutto. Cioè io 3 mesi non ho fatto niente, sono stata a casa così. Non sto a fare assolutamente nulla. E quindi sei tornata e hai scoperto questo mondo. Invece questa mattina ti sei svegliata e hai scoperto un'altra cosa. Ne stavo parlando prima. C'erano dei festeggiamenti sospetti. Sì, certo, io gli ho fatto la domanda: di sport possiamo parlarne così? Ma non lo so, ho scoperto questa mattina. Sì, veramente ieri sono stata, sapevo che il Napoli stava messo bene in classifica, quindi dici: io poi amo Napoli come città, proprio adoro, ci vado almeno 1-2 volte l'anno. Una delle mie migliori amiche è della Campania, quindi ci vado sempre.
E quindi ho detto, che è successo a Napoli? Qualche problema? Ma io te l'ho detto, che bello, molto felice, però non ero così, ero rimasto un po' indietro, tipo, 5-6 partite fa. Esatto, e qui infatti anche il centro parla del, appunto, dello scudetto che è arrivato dopo 33 anni, quindi la città in festa, immagino adesso giù cosa starà accadendo. In prima pagina c'è anche un paragrafo dedicato alla ASL in tilt per gli hacker. Parliamo anche di questo, non della, in generale, sì, diciamo, del settore sanitario, ma degli hacker. Tu sei stata mai hackerata? Hai avuto a che fare con questo, no, per fortuna no, tipo di problema? Per almeno. Fortuna no, almeno devo dire. Ecco, però se una persona ad esempio lavora solo esclusivamente con i social potrebbe diventare un grande problema, perché io faccio il sito influencer grazie a Instagram e dovessero rubarmi l'account Instagram, a molte ragazze è successo, ti ritrovi senza lavoro, quindi secondo me è anche giusto avere dei piani B, esatto, pronti, esatto, dietro l'angolo. Esatto. E poi passiamo alla parte invece cultura e spettacolo, Pio Medeo, vabbè, ovviamente non ci riguarda, però io ho la televisione a casa, penso essere la persona che la guarda meno al mondo, non la accendo mai. Neanche sul 16, ci devi seguire. Però ci segui streaming su Facebook, sì, sui social, noi ci vediamo anche sui social. Sì. E poi c'è anche il Teramo Comics in questi giorni, che è un altro evento importante, oggi c'è anche Cristina D'Avena e poi ci sarà Pannofino. È sempre bello quando c'è qualcosa che non c'è. Lei è venuta anche a Tortoreto, tra l'altro, non so se c'eri in quell'occasione. No, perché di solito lei c'è sempre, gli eventi dell'estate tortoretana. Poi Pannofino lo amo, ha letto anche i miei audiolibri preferiti di Harry Potter. E allora abbiamo scoperto un'altra passione, quindi sei appassionata di Harry Potter. Sì, l'ho fatto. Bene, bene. Siamo stati a New York e Giorgio ha fatto passare tutta la giornata nello store di Harry Potter. Quindi. E va bene, io direi che questa mezz'ora è passata velocemente, abbiamo raccontato un po'. Giorgia, vuoi dirci qualcos'altro oppure ci salutiamo? Basta, poverini. No, mi hai detto che parlavi tantissimo. Sei stata. No, 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 sei, pensavo anche di più, sei stata brava. Allora, io ringrazio Fabio Fedeli che è dietro la telecamera, ringrazio la regia con Francesco Di Carlo, ringrazio tutti voi, grazie per averci seguito, A Colazione torna domani, ringrazio ovviamente Giorgia per essere stata qui con noi e vi auguro una buona giornata. Buongiorno. Grazie a voi.